L'inizio del progetto di recuperare tutte le proprietà, terreni e case nei 131 km quadrati del comune di Berceto ha avuto un ottimo avvio. La sala aurea della Camera di Commercio era gremita per la prima assemblea di tutti i proprietari del comune di Berceto. Lo stesso presidente della Camera di Commercio, dottor Stefano Zanlari, nel suo intervento ha detto che erano anni che la sala aurea non era stata riempita né da nessun partito, né da politici e neanche da amministrazioni pubbliche. Sabato invece era traboccante di persone che sono rimaste entusiaste e interessate, anche se l'incontro è durato dalle 10 alle 13, quindi siamo partiti bene. Non ci facciamo illusioni, è un progetto molto ambizioso, unico nel panorama italiano, pertanto vanno fatte ancora tante azioni, però siamo incoraggiati dal buon avvio. Le azioni che faremo sono in luglio e agosto, in tutto il territorio del comune di Berceto, in tutte le frazioni, nel capoluogo, anche con incontri specifici con la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, con il professore di economia di Bologna Stefano Zamagni e con tanti altri esperti. Inviteremo anche il presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini, giuristi, parlamentari, perché dobbiamo cercare di modificare anche delle leggi nazionali per quello che riguarda la tassazione di questi terreni nel momento in cui fossero donati. Quindi tutto giugno e luglio incontri nelle frazioni nel capoluogo di Berceto per coinvolgere veramente tutti i proprietari. Poi il mese di agosto, dal 1 agosto al 31 agosto, tutti i proprietari potranno partecipare a una votazione presso la sala del Consiglio Comunale al seggio elettorale, dove ci sarà un gruppo di lavoro che li supporterà nelle informazioni necessarie e adeguate per scegliere le varie opzioni. Possono donare i terreni o le case ammalorate al comune di Berceto, possono darle in comodato d'uso, possono cederli e venderli, possono decidere di utilizzare giustamente il regolamento condiviso forestale per tenere in ordine tutte le proprietà, perché l'obiettivo è quello di recuperare tutto il territorio del comune di Berceto, le proprietà che oggi sono pressoché abbandonate, non dando nessun risultato da un punto di vista economico, rappresentando solo una fonte di spesa e anche di fastidio per persone proprietarie che ormai sono anziani e non riescono a svolgere le normali azioni di manutenzione. Un problema grave che non richiede certamente l'esproprio, nessuno vuole espropriare i terreni, nessuno vuole andare a comandare in casa d'altri, ma tutti insieme vogliamo che il territorio del comune di Berceto sia governato per quello che riguarda i terreni, che riguarda i castagneti, che riguarda i pascoli, che siano fatte le sistemazioni idrauliche agrarie per limitare il dissesto. Un grande progetto che ha bisogno dell'aiuto di tutti, aiuto di tutti che noi chiediamo incessantemente.